cerveza. Ok, ok, ok. Siamo online. Siamo online, siamo in diretta. Sono le 19 e iniziamo. Ci sentiamo. Ci sentiamo. Iniziamo la nostra consueta trasmissione Timba o Muerte. Quindi, buonasera a tutti. Buon pomeriggio, Andrea. Buonasera a tutti. A tutti quelli che già si sono collegati su Radio Passeggiata. Iniziamo questa ultima puntata dedicata a Manolito Simonet. Esatto, esatto. Continuiamo a parlare di musica cubana, continuiamo a parlare di grande musica cubana con questa orchestra che oramai ha segnato, si può dire, un'epoca, insomma. Quindi abbiamo tributato queste puntate a questa orchestra meravigliosa, elegantissima, come dico sempre. Uno dei pilastri della musica cubana, ovviamente, quindi Manolito. Assolutamente sì, assolutamente. Come stai, Andrea? Come stai? Sono fortemente allergico. Io ho rischiato l'arresto qualche giorno fa, perché appena iniziato questo periodo che si poteva un pochino più uscire di casa, visto che dall'8 marzo ero recluso, me ne sono andato a fare un giro e ho avuto la brillante idea di andare in un vivaio a comprare delle piante. In un parco? Ah, ecco. E lì ho iniziato a starnutire. Si andava a cercare. Esatto. Ho iniziato a starnutire, e quindi guardato Mario, i presenti. E quello è il problema, quando starnutisci in giro adesso c'è la caccia all'uomo praticamente. Quindi, io, come vedi, sono tornato a casa mia, sono tornato a Monterotondo, a Rieti sono stato dai miei genitori. In campagna abbiamo respirato un po' di aria pulita, ma pure lì l'allergia ovviamente inevitabilmente ci ha colpito, però siamo a posto, siamo vivi, tutto bene. Quindi siamo pronti per iniziare quest'altra puntata insieme a tutti quelli che ci stanno già seguendo. E ripartiamo da dove ci eravamo lasciati la scorsa settimana. Esatto, Andrea. Perché la scorsa settimana avevamo messo un brano, La Cuentano Là, come sigla di chiusura, ma poi c'era stato un problema di connessione, quindi ci è stata stoppata quasi a metà, diciamo, indicativamente a metà. E quindi oggi. mi sembra giusto ricominciare esattamente da lì, così magari chi c'era ricominciare con questa bella canzone, esatto, bella aggressiva. esatto, quindi una delle sì, poche... La Cuentano Là significa sostanzialmente che i conti non tornano. Esatto. In questa, vuole dire questo, in questa canzone Manolito. Quindi direi che ci sta tutta per iniziare al meglio questa puntata. E allora vai, dall'album, sì. Dall'album Sin Freno, esatto, del 2012, ci sentiamo La Cuentano Là. Vai. Oh, stiamo partendo, vediamo subito come funziona questa cosa qua. Appena io l'ho trovata e riesco a mandartela, perché non c'è mai limite agli imprevisti. Vabbè, siamo in diretta. Vai. Eccola. Via. Esta cuenta no da ni para adelante ni para atrás. Tú sabes. La gente no está, no está para nada. No queda nada para ti, papá. Este mundo está patas arriba y la cuenta no da. Tremenda no changana. No te dejes engañar, que esa chica no te quiere. No te dejes confundir, que ella nada le conviene. Si la llevas a pasear, a ella nada le entretiene. Este mundo está al revés, ella de amor no se muere. No está en nada, no está en nada, no está pa' nada. Este mundo está patas arriba y la cuenta no da. Llevas a pasear, a ella nada le entretiene. Este mundo está al revés, ya de amor no se muere. A
ahora qué tú vas a hacer. Si la niña está al garete, pide, pide y no mete. No da la lista con el billete. No es tenga, no es tenga, no está pa' nada. Este mundo está patas arriba y la cuenta no da. Ay, no te dejes confundir, no te vayan a tupir, sácate del medio paquete. Bentornati in studio, ore 19:10 qui su Radio Passeggiata e eccolo qua, è tornato proprio. Ecco. Esattamente. Eccomi, scusate, al momento giusto. Era sconnesso tutto, non lo so che era successo. Vabbè, voi che guarda, sei tornato proprio alla fine della canzone, esattamente nel momento preciso. In cui la canzone chiudeva. Decisissimo. Ottimo. Vabbè. Bene. Bel pezzo questo di Manolito, un bel pezzo, uno di quelli
Alla Manolito, un bel pezzo che ci sta tutto per iniziare bene questa puntata. Ma forse per i miei gusti è uno dei pochi pezzi di Manolito che vira un po' sul commerciale, quindi è un pochino più ballabile. Esatto, più ballabile, ma un pochino più... è bello carico, è quasi da rueda, quindi... Sì, esatto. Uno dei pezzi da rueda di Manolito. Esatto, diciamo, esatto. Però ecco, un pochino commercialino, secondo me. Cioè, ha fatto sì, prodotti. Questa è stata un po' forse la canzone che ha più, diciamo, spinto quest'album. Insomma, ha un po' trainato un po' tutto quest'album. Quindi forse l'abbiamo sentita parecchio e magari è diventata commerciale anche per quello, diciamo. Ah, certo, è abbastanza inflazionata, giustamente sì. Però di tutt'altra fattura invece, la seconda canzone che andiamo a sentire. Esatto. Vivencias. Perché è un'altra bella canzone, di quelle proprio alla Manolito invece, di quelle proprio vecchio stile, vecchio stampo, e però in cui lui descrive un po' questa vita da farandulero, no? come dicono a Cuba, come dicono a La Habana. E quindi un po' la vita di quello dell'uomo del spagolo, dell'uomo famoso sostanzialmente. Quindi racconta un po' le due facce di questa vita famosa, ecco, diciamo, di essere conosciuto. Quindi sostanzialmente gli dice: io sono alla fine sono un semplice farandolero, quindi mi piace vivere la vita, le feste, lo show, eccetera, eccetera. E racconta un po' questo. L'anima della festa, via, l'anima della festa. Esatto. Quindi Vivencias. Dai, sentiamoci. Bella canzone. Vivencias. Farandulero. Hoy se aglomeran en mi mente todas esas fantasías que viví. Está quemando lentamente el vacío que ese mundo dejó en mí. Solo me quedan los recuerdos de aquellos buenos momentos que viví. Fui lo que fui, farandulero, soñador, aventurero, y me perdí. Está vacío, hoy mi corazón no sabe ya ni amar. Quise ver el mundo desde arriba, navegando a la deriva, y ahora ya no hay marcha atrás. ¿Y ahora qué quedó de mí? Un simple farandulero, engañando al mundo entero, las noches sin tener contemplaciones. Y ahora que quedó de mí, la mitad que no fue mala. Fui de lo mucho a la nada, evadiendo situaciones, y al final crucé el camino y me perdí. De la juventud, y eso está bien. En este mundo tan incierto que estabas pensando tú, me dije ayer. Hoy ya no hay amigos de aquel tiempo, ya mi cuerpo está vacío, hoy mi corazón no sabe ya ni amar. Quise ver el arriba, navegando a la deriva, y ahora ya no hay marcha atrás. ¿Y ahora qué quedó de mí? Un simple farandulero, engañando al mundo entero, mintiendo noche tras noches,
sin tener contemplaciones. Y ahora que quedó de mí, la mitad que no fue mala, tú sabes, fui de lo mucho a la nada, evadiendo situaciones, y al final crucé el camino y me perdí. Oye, y ahora que quedó de mí, un simple farandulero. Que quedó de mí, un simple farandulero, caminando por la calle, engañando al mundo entero. Vivencias, tratto dall'album Sin Freno del 2012, mi sembra, 2012. Yes, 2012. Intanto ciao Ilaria, che si è appena collegata. Ciao Ilaria. Servetti, direttamente da Roma. Ah. E quindi bella canzone di Manolito, una bella, bel, diciamo... Il classico Manolito. C'è quel violino all'inizio, Andrea, che mi fa letteralmente impazzire proprio. Cioè, quando passa quel violino, bellissimo. E adesso chiudiamo questo disco. Chiudiamo il disco, questo disco Sin Freno del 2012, con una canzone abbastanza insolita per questa orchestra. Però era doveroso farlo, insomma, anche per chi ama la baciata, quindi era giusto proporla, questa canzone di Manolito, con cui chiudiamo questo disco. E la baciata che andiamo a sentire si chiama Esta noche te quedas conmigo, quindi non serve che traduciamo, credo, in questo caso, Andrea. Oh, prima hai parlato di violino, sì. No? Ma aggiungiamo anche un po' di valore aggiunto a queste trasmissioni ogni tanto, nel senso che magari non tutti conoscono molto bene le orchestre, cioè come sono formate le orchestre di musica cubana, di timba o di salsa, quindi magari un breve accenno io penso che lo possiamo dare, quindi chi non vive questo ambiente esistono tante orchestre. Ne abbiamo sentite tante nel corso di queste varie puntate e abbiamo sempre cercato con te, Andrea, insomma, ma anche con gli altri ospiti che hai avuto,
di sottolineare la complessità di questa musica, perché in realtà sembra tutto molto allegro, tutto molto bello, però dietro c'è una struttura musicale importante e da cui tra l'altro poi proviene, cioè da Cuba e dai paesi del Centro America e del Sud America, insomma, sappiamo quanti artisti sono venuti fuori, sono stati sfornati, quindi possiamo capire già da questo l'impatto che questo tipo di musica ha avuto. Per quanto riguarda invece le orchestre, uno si immagina che questa musica si può fare con la pianola, con la tastiera, due cosette, Esatto, finite invece lì. sono almeno Invece 15-16 elementi, quindi ci sono orchestre come questa di Manolito, oppure come i Los Bamban, Bamban, Havana Cubi. de Primera, che è una delle ultime, insomma, o tante altre orchestre che invece hanno tante sezioni poi all'interno dell'orchestra, quindi tanti elementi. Ci sono i fiati, ci sono le Gli archi, percussioni, c'è percussioni. tutto. Oramai queste orchestre fanno un po' di tutto. La prima in ordine, diciamo, la prima più grande, forse la più conosciuta, è stata Irachele. Poi da lì in poi tutte le varie orchestre che si sono sviluppate a Cuba, introducendo poi ognuna un qualcosa di diverso, no? Sì, Abbiamo visto i Los o un Van Van, ritmo hanno introdotto diverso, o tante un genere cose. diverso, o una fusione diversa, perché noi ci ricordiamo, insomma, uno dei primi è Esatto. Negri Lavanda per aver iniziato magari a fusionare con il rap, quindi quasi tutte le Sì, canzoni di Negri Lavanda sono esatto. rappate, quindi Sì, come è sì. possibile? In effetti alla fine è così, però l'importante è sapere che di solito sono almeno 14, 15, se non 16 elementi ogni orchestra di musica latina, quindi Sì, esatto. Sono un sacco di strumenti, un sacco di gente, infatti basta semplicemente Che soffermarsi un facciamo pochino. un po' a tutti, no, Andrea? Esatto. All'inizio, quando si sente questa musica, sembra parecchie persone, io che ho conosciuto, insomma, con cui ho avuto modo di parlare, no? Magari sentono questa musica, questo tipo di musica, la prima volta dice è tutta uguale. Invece in Sì. realtà c'è una grossa differenza. Sì. Come c'è la differenza nella musica, per dire, italiana o con la musica, diciamo, straniera, no? Pop, insomma, ci sono tante differenze. C'è la musica di un certo livello, di una certa qualità, e poi invece ci sono orchestre e artisti più qualitativamente più importanti, ecco. Tra Andiamo cui con Manolito. questa baciata, dai, via. Quindi un'orchestra del genere che si cimenta in una baciata. E stanotte te chiedo a Sì. Fiorello. Vai. Vai. Sentimiento. Esta noche te quedas conmigo, pase lo que pase. Esta noche voy a hacerte mía, pase lo que pase. Mi corazón ya no aguanta ni un segundo sin tus besos. Déjame hablar, llevo tiempo muy callado. Noche voy a hacerte mía, pase lo que pase. Cha, chara, esta noche te quedas conmigo, pase lo que pase. Que sea solo por un minuto, voy a enamorarte. No, pensé muy bien. Un momento de tu vida es un problema. Y aún así, yo quiero tenerte esta noche, aunque mañana no despiertes junto a mí. Esta noche te quedas conmigo. Pase lo que pase,
esta melodía. Esta noche voy a enamorarte. Esta noche voy a hacerte mía, pase lo que pase. Era la splendida voce di Riccardo Amarai, comunque, non ce lo dimentichiamo. Grandissimo, grandissimo Riccardo Amarai, una bella baciata, dai, una sì, bella baciata, una bella sicuramente, baciata. Quindi, sicuramente da apprezzare il fatto che abbiano voluto omaggiare così, esatto, omaggiare così. Esatto. Anche perché Andrea, molti non lo sanno, ma alla fine la baciata è una netta derivazione anche del son, sostanzialmente. Sì, sì. Il son, quando è arrivato poi nelle isole della Repubblica Dominicana o Santo Domingo, si è trasformato in qualcosa di diverso, con un'influenza sicuramente più spagnoleggiante, un po' certo, più romantica, anche un po' più malinconica, se vogliamo. La musica della Marghe, quindi la musica della tristezza, inizialmente, sì, era la baciata. E quindi sostanzialmente la base è la stessa, cioè anche perché viene tutto da lì. Tutti i testi della baciata sono veramente tristi, non so se magari ti sei mai soffermato. Sì, all'inizio erano tutti testi molto malinconici, molto tristi, e quindi da quello viene il significato della parola, appunto, della musica Marghe, che poi gli è stato dato il nome di baciata, sostanzialmente. Esatto. E anche qui si sente quindi, molto l'influenza cubana, perché non è proprio quella sonorità sì, dominicana, esatto. Quindi è da apprezzare anche lo stile, che non si è snaturato, quindi una bella baciata, un bel ritmo, però una baciata, una baciata allo cubano. Ok, perfetto Andrea, abbiamo chiuso questo disco, quello sì, del 2012, che era appunto Sin Freno, yeah, e passiamo a quello successivo. Saltiamo di 4 non anni, Puedo Parar. Esatto, saltiamo di 4 anni e approdiamo a Non Puedo Parar. Esatto. Non Puedo Parar, un altro bel disco di Manolito, e con una canzone, la prima che andiamo a sentire, anche questa bella, diciamo lo stile più timbero, sì, quasi forse, azzarderei a dire, un'altra bella canzone allegrotta. Una delle mie canzoni preferite di Manolito. Quindi ecco, quindi poi possiamo intuire, insomma, se ti piace a te significa che è cubana al 100%. Quindi, ha una bella intro, poi una bella introduzione, quindi sì, vale la pena. Molto, vale la pena. Molto bella. E poi parte come Tu de che vas, si chiama. Dai, sentiamocela tutta, via. Tu de che vas, sì, dopo spieghiamo un po' cosa vuole raccontarci. Esatto, andiamo. ¿De qué te sirve tanta belleza si tú no sabes qué hacer con ella? Dime, ¿qué pasa contigo? Preciosa de naturaleza, pero qué mente tan estrecha, Titi. ¿Y tú de qué vas? Tú, que pudiste tocar las estrellas. Tú,
que vas. Oye, ¿qué pasa contigo? Quiero ser tu amigo, pero tú. Bella. Ti piace questo? Bella, ti piace? Bella. Tu de che vas? Ecco Valerio. Ecco Valerio, ha spuntato una manina. Tu de che vas? Andrea dice, ma cosa stai facendo? Gli chiede sostanzialmente, no? A conti fatti, gli dice, sì. Esatto, e gli dice, all'inizio dice, che cosa ci fai con tutta questa bellezza se non sai cosa farci, se non sai come utilizzarla, quindi lascia un po' intuire quello che sarà anche il proseguo della canzone, in cui ci sarà, esatto, questo dialogo fra questa ipotetica, questo ipotetico amore e il protagonista. E bella canzone con il contributo alla tromba di Alexander Abreu, esatto, che ritroveremo, esatto, fra pochissimo lo ritroveremo. non sveliamo altro, altro. Non anticipiamo, dai, non anticipiamo. E andiamo con un'altra canzone, sempre da questo album, sempre da No Puedo Parar, che è il penultimo, ricordiamo, il penultimo di Manolito, che è del 2016, quindi ultimamente si, esatto, è fatta un pochino più rara la produzione di Manolito, si è un pochino più... Sì, all'inizio era preciso, ogni due anni, esatto, usciva... ogni due anni un album, adesso bisogna fare quattro.
2012. Però dai, apprezziamo, Sì, cioè sì. se poi il risultato è questo, apprezziamo, perché gli ultimi due dischi, Sì, tanta roba, Manolito. questo l'ultimo, Ah, poi l'ultimo è bellissimo, l'ultimo l'ultimo è 2018, stupendo, l'ultimo è 2018 è veramente bello, veramente quindi bello, 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 veramente, proprio è stato difficile selezionarne tre per la trasmissione, è esatto. stato molto, È molto stato difficile difficile. selezionarne solo tre. È stato difficile selezionarne solo tre. Intanto ci sentiamo l'ultima di Non puedo parar, Esatto. l'ultimo di questo disco del 2016, che si intitola Mie Estrella, quindi la mia stella. E effettivamente, Andrea, il testo sono andato un po' a rovistare, Sì. è un po', diciamo, lascia un po' così il dubbio, non si sa bene se lui si riferisca a una sua stella, quindi una sua possibile amata, oppure Ok. la sua stella in quanto artista, cioè la sua Ah, la stella, famosa. la sua musa ispiratrice, diciamo. Quindi è un po' a metà, però questa canzone, la melodia è stupenda, Sì, certo. è veramente molto bella ed è un po' vecchio stampo, diciamo, vecchio stile Manolito, quindi molto da Come apprezzare anche piace a questa. noi, come piace a noi, dai. Come piace a noi, esatto. Mia estrella, si va. Aclarando situaciones. Niña, me parece que no te das cuenta que mi música te representa, música cubana de verdad. Niña, que repites todo lo que llega, dime qué te convierte en estrella, un puñado de la sociedad. Quiero cantarle a mi estrella, esa estrella de cabeza hueca que salió en la Gaceta Oficial. Niña, la fama te subió a la cabeza, dime qué te convierte en estrella. Un puñado de la sociedad, música tú, que fuiste mi primer amor, de ti me enamoré. Música tú, me llevaste a todo el mundo, divina mujer. Tú, mi música, devuélvele un rayo de luz a mi gente bella que vive por ti. Ilumina mi estrella. Aclarándote la mente. Musita, tú que la conoces y que sabes. Allá tú sí no sabes.
las armas. Bentornati in studio, fammelo dire, bentornati in studio qui su Radio Passeggiata. Dai, è scaramantico ormai, quindi lasciatemelo dire. voglio tornare nella regia di Radio Passeggiata. Voglio tornare nell'acquario di Radio Passeggiata. Esatto, dove tutto è cominciato, dove c'è tutto quel sapore, quell'atmosfera particolare. Dove ci ha portato di mano il mojito, che è molto importante in queste situazioni. Oddio, beh, ricordiamolo dove sta, sì, Radio Passeggiata. Esatto, vi ricordiamo tu lo sai meglio di me. Che presto torneremo a trasmettere, non ognuno da casa sua, ma torneremo a trasmettere direttamente dalla regia di Radio Passeggiata, che è situata in Terni a Porta Sant'Angelo, quindi proprio di fronte a Parco Ciaurro. Quindi noi siamo dietro un acquario, con una vetrina che si affaccia nella strada via Cavour, e quindi non vediamo l'ora di tornare lì. Quindi vi aspettiamo poi per l'aperitivo a fine trasmissione, come solito. Come di consueto. Bene Andrea, allora abbiamo chiuso l'album, esatto. Non puedo parar, passiamo come abbiamo detto all'ultimo disco di Manolito, in ordine al più recente in ordine di tempo di Manolito, esatto. La vita cambiò, è un gran disco, niente da dire di più. E una delle canzoni che forse diciamo ha avuto più successo all'interno delle tracce di questo disco è sicuramente questa che andiamo a sentire adesso, che è Un Respeto, sentita tantissimo durante le serate. Una bella impronta c'ha questa canzone, secondo ha avuto un bel marchio, ha avuto un grande successo soprattutto per il fatto che l'album è del 2018, ma questa canzone già dal 2017 girava come promo, quindi già prima di Natale, per esempio, prima di Natale del 2017 già la mettevo nelle serate, già riscuoteva un gran successo, e quindi è la canzone che ha anticipato l'album, che ha presentato l'album, che poi tutti aspettavano, quindi è uscita questa, diciamo, ha gettato l'amo per il resto ha fatto capire attraverso questa canzone che l'album insomma sarebbe stato all'altezza, insomma sarebbe stato bello, perché esatto, se il buongiorno si vede dal mattino dici tu. Sempre. Esatto, è stato un bel singolo, diciamo così, molto 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 bello. Ascoltiamo, quindi ce la sentiamo. Un respeto. Diretto para el mundo con Manolito y su trauco. Hay lo que tú querías. Hay un comentario por ahí que a mí no me gusta. Oye, dicen que mi trauco ya no la pone a la medida justa. Cuidado, un respeto. Con mi trauco estate quieto. Ahí estate quieto. Pacheco, ay, como dice mi coro, ay, repítelo otra vez, que yo no lo escuché, y vamos a repetirlo otra vez, un respeto, música cubana, no,
canción, sí. Y todos hacemos música cubana. Esto es una novena. Y aquel que baila gana, dice el coro. Con esta tumba la cosa se puso buena. Ah, dilo, dilo. Por eso tú te pierdes. Por eso tú te enredas. Por eso mira. Ay, mano para arriba si te gusta el trauco. Mano para arriba si te gusta la música cubana. Que te traigo de ahora hasta mañana, dice. Con esta tumba la cosa se puso buena. Oye, llegó el trauco. Por eso tú te pierdes. Y se acabó el abuso. Por eso tú te enredas. Mira. Si acabò. Si acabò. C'era il richiamo. Esatto. Oh, bella. Por esso sigo palante, dice. Por esso sigo palante, quindi vado sempre avanti, dritto per la mia strada. Sì, bello. Ballabilissimo, con i cambi di tempo, quindi magari ti permette un'interpretazione maggiore durante il ballo. Sì.
un brano da manuale, a mio avviso. Quindi... Sì, molto bello, molto bello. Cuirà un rispetto, insomma, attenzione, rispetto, perché comunque un'orchestra vuole dire questo, no? Sì. L'orchestra, un'orchestra che è sempre viva, è sempre sul pezzo, sì. E quindi dice attenzione, portate rispetto. Attenzione. No, poi si quindi, sente anche... Okay. Un leggero, secondo me, si sente anche un leggero cambio di stile per quanto riguarda Manolito, che non era presente negli album precedenti, perché tranne qualche variazione sul tema, più o meno tutti i brani erano in stile con quella che è sempre stata la musica, da sempre stata la musica di Manolito. Sì, da quest'album sì. Poi io noto comunque un leggero cambio di stile, una piccola deviazione con dei ritmi più serrati, con degli accordi più... Sì, questo album è più, sì, è vero, hai ragione, è più pieno da quel punto di vista, ci sono molti più cambi di ritmo nella stessa canzone, c'è una ricerca sicuramente un po' più approfondita, sì. È un cambio necessario, perché altrimenti, come sappiamo, il mercato è spietato, no? Da questo punto di vista, quindi anche loro devono un attimino assorbire l'evoluzione anche della musica, perché poi a Cuba... Negli ultimi 30 anni forse la musica è cambiata in una maniera incredibile, quindi... Cioè, di 6 mesi in 6 mesi cambia la musica a Cuba. Quindi bisogna stare dietro a tutto. A proposito di 30 anni, a proposito di Cuba, non possiamo non citare, non possiamo non ascoltare quest'altra canzone. Andrew. Torna Alexander canzone... Abreu, torna. Esatto. Torna il grande Alexander Abreu, torna il fantastico Alexander Abreu, una delle mie canzoni preferite di Abreu, sinceramente, in questo caso appunto mescolata con lo stile di Manolito. Al final de todo, bellissima canzone, ci sentiamo perché va sentita. Va sentita, esatto. Mille parole non bastano a descriverla, quindi sentiamocela. Al final de todo me he dado cuenta que contigo ha sido tiempo perdido, caramba, tiempo perdido, ay Dios, y aún así quieres partir, y te tengo que decir que si te quieres ir, te aseguro que te vas a arrepentir. Por eso, si tú te vas, si tú te vas, vas a perder lo que te gusta a ti, vas a perderlo todo si te vas. Si tú te vas, si tú te vas, vas a perder lo que te gusta a ti, vas a perderlo todo si te vas. Oye, negra, al final de todo la vida toma su camino, cada cual encuentra su destino, caramba, su destino, ay Dios, y aún así quieres partir, y te tengo que decir que si te quieres ir, te aseguro que te vas a arrepentir. Por eso, si tú te vas, si tú te vas, vas a perder lo que te gusta a ti, vas a perderlo todo si te vas. Vas a perderlo todo si te vas. Quito entre el mango, es tremenda balacera. Por eso te voy a buscar.
cosas como están. Anda con los tenis en la cartera. Che dire? Eccola. Senza parole. Te voy a buscar por la Habana entera. Esatto. Senza ti vado cercando. Allora, ho detto una cavolata prima, perché ovviamente questa canzone è di Manolito, eh. Io ci ho avuto un, non lo so che cosa, ho detto Alexander Abreu, ma... Che al finale del Toto, al finale della vita. Esatto. ho fatto un po' di confusione. No, comunque bellissima questa canzone, e la voce di Abreu, vabbè, oltre a come suona quella tromba, che è qualcosa, sì, di meraviglioso. La voce e il timbro sono proprio inconfondibili. Inconfondibili. E gradevolissimi, perché quella voce calda, quella voce pastosa è unica. Molto bello questo pezzo. E niente, noi siamo in conclusione, quindi, esatto, Andrew. Siamo Big Bang, ha già suonato, però noi ci rinfischiamo allegramente e mettiamo l'ultimo pezzo, tanto dopo di noi non c'è nessuno. Mettiamo l'ultimo pezzo, che poi è quello che dà anche il nome al disco, che è un pezzo bellissimo, di un ottimismo ineguagliabile, e quindi oggi ci vuole. Quindi è bello il pezzo, è bella la musica, è molto bello il testo, e quindi ce lo siamo tenuto come dolcetto finale da ascoltarci in chiusura. Noi vi ringraziamo di essere stati con noi. Grazie a tutti, grazie. Vi diamo appuntamento. Grazie, Andrea. Mercoledì prossimo con Timbo Muerte, e venerdì invece con Un'ora d'autore. Venerdì con Un'ora d'autore. Insieme vi vediamo già da adesso, che parleremo di Lucio Battisti. Lucio Battisti. Perché il sondaggio ha vinto Lucio Battisti. Ho lanciato il sondaggio su Facebook. Se preferivate parlare di Lucio Battisti o di Venditti, e ha vinto Battisti, quindi parleremo del mio canto libero di Lucio Battisti. Ottimo, grazie. Venerdì dalle 17 alle 18. Grazie, grazie di essere stati con noi, e a presto venerdì, grazie, e mercoledì prossimo. Buona cena a tutti. Buona cena, la vita cambiò. Oye, todo está bien, nada está mal, trabuco. Musical dice: todo está bien, todo está rico, todo esto que como se osa con Manolito, dice. Disfruta la vida.
son las matines, yeah, yeah. Ah, ay, con mi gente de Lisa, ay, con mi gente de la ENA, es una payasa, la cosa se puso buena, es una